Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Questa è la borsa che andremo a fare oggi. Peccato che non riesco a farla vedere tutta intera perché nella videocamera, nell'inquadratura della videocamera non ci sta. Diciamo che questa è una borsa che sul web sono fatti in altri modi. Questa è la mia versione. E ho usato il set di Alexander McQueen, la chiamano così, però è questa striscia in vimpelle. Poi ho messo questi due manici e gli ho fatto questo portachiavi con questo che l'avevo in casa. Penso che ce l'abbia anche Roberto, ma in ogni caso comunque potete fare in altro modo. Questa è un'opzione nel video. Io ho voluto fare diverso dagli altri e devo dire che sono abbastanza soddisfatta, anzi no, sono soddisfatta, sì, anche perché questa borsa l'avrò fatta e disfatta almeno 4 volte. Infatti non riuscivo a trovare la soluzione migliore per fare questa. Alla fine ci sono riuscita e mi trovo, come ho detto, soddisfatta. Ho usato io ve lo dico, avevo preso due rocche di questo cotone, di questo cordino, perché avevo paura di non farcela con una. Ma vi devo dire che sono arrivata proprio alla fine, cioè non c'ho, di una rocca non ne ho rimasta niente. Se avete paura di non riuscire, vi conviene prenderne due, anche perché se vi rimane poi potete fare un'altra borsa, che a me è rimasta. Poi vi farò, magari se volete, vi farò vedere come la uso. Comunque, detto questo, io sto sempre sul sicuro perché mi sono trovata una volta che mi mancava e ho dovuto aspettare che mi arrivasse l'ordine per finirla. Comunque ho messo anche questi due manici in ferro e che all'inizio pensavo che non andassero bene, invece sono perfetti. Però, come ho detto, vi metterò tutto sull'info box, tutti i materiali che ho usato. Io adesso qui ho rimasto da metterci la fodera, ma con calma la fodero. Bene, ora io vi ho detto tutto, vi lascio al video tutorial, ma prima di farlo vi invito a iscrivervi al mio canale. Se non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video. E se volete mettete un like se il video vi è piaciuto. Con questo è tutto, io vi lascio al video tutorial. Oggi andremo a fare la borsa con il set di McQueen. Sul video trovate diversi tipi di lavorazione. Io ho cercato di fare la mia, ho fatto tante prove in tanti modi, ma non mi veniva bene. Avevo già quasi finito la borsa e l'ho disfatta tutta. Ma ora sono riuscita a trovare un buon compromesso, diciamo, perché questo è un filato abbastanza grosso per fare il tipo di borsa che avrei voluto fare. Quindi, questo io mi sono già avvantaggiata e ho fatto, vedete, questa, ma poi vi dico, vi spiego tutto. Comunque, adesso vi faccio vedere i materiali usati. Allora, ho usato la patella McQueen. Poi ho preso questi due manici, in realtà erano così corredati. Io invece di questi ponticelli andrò a mettere le anelle. Poi vi metterò tutti i link nell'info box perché questo è tutto materiale che mi ha mandato modamerceria.it di Roberto. Poi ho preso due rocche di questo filato qua, appunto, e questo è il codice. Scusate. E io ne ho già, come ho detto, ho fatto diverse prove e ho dovuto guastare tutto, quindi per adesso ne ho usato metà rocca. Io per sicurezza ne avevo prese due. Poi
io ho usato un uncinetto del numero 4 e ora vi spiego come ho strutturato. Allora, io ho iniziato 126 maglie, 126 catenelle, ho fatto 10 giri a punto alto, una volta in costa avanti, una volta in costa dietro, e mi viene questo effetto qua. Quindi ho fatto 10 giri per un'altezza di 19 centimetri, no, un attimo, lo misuriamo, non mi ricordo, ecco, di 12 centimetri. Poi ho avviato da prima parte 52 maglie, mi sono fermata e ho fatto avanti e indietro sempre con la stessa tecnica della maglia in costa, una avanti, una dietro. Dopodiché lascio 22 maglie, e sono circa in centimetri, ve lo dico subito, sono circa 15 centimetri. Dopodiché ho fatto 5 giri che corrispondono a 6 centimetri, vedete, per un totale di 18 centimetri la parte. Poi dopo vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Bene, ora iniziamo avviando, come ho detto, 126 catenelle. Quindi facciamo il cappietto e iniziamo a 1, 2, 3, 4, 5 e così via fino a fare 126 maglie, e poi ci vediamo alla fine. 121, 122, 123, 124, 125 e 126. Bene, ora facciamo una maglia per girare e simuliamo il primo punto alto. Quindi prendiamo in questa costa, facciamo un punto basso, poi prendiamo da questa maglia qua e facciamo un altro punto, e abbiamo fatto il primo punto alto. Questo serve per non fare i buchi mentre andiamo su, perché sono brutti da vedere. Ora andiamo a fare tutte maglie alte nelle maglie sottostanti, in questo modo, così, così, e dovrebbero venire appunto 126 maglie alte. Mi raccomando, alla fine riga contate se sono 126, così. E andiamo avanti fino alla fine della nostra catenelle. Come vedete, sto finendo la riga. Scusate se vedete muovere la videocamera, sono io che ci prendo con il braccio, perché avendo la videocamera davanti è un po' difficile lavorare. Ok, siamo nelle ultime due e l'ultima. Ora
iniziamo il lavoro dall'altra parte, giriamo il lavoro e facciamo come prima. La prima facciamo, prendiamo tutta la maglia, facciamo una maglia bassa e poi prendiamo sempre questa, vedete, non questa ma questa, così, e facciamo un'altra maglia bassa. Quindi abbiamo simulato la prima maglia alta. Questo ve l'ho detto per non fare i buchi a fianco. Ora iniziamo lavorando una maglia in costa dietro qua, vedete? Così. Vedete? E continuiamo così fino alla fine. Ok, sto arrivando alla fine, vedete, prendo nella costa retro avanti, cioè scusate, e faccio le mie maglie alte. Costa avanti e faccio la penultima, vedete? E l'ultima la prendo tutte e due le coste in questo modo, vedete? E faccio la mia maglia alta. Ora giriamo il lavoro. Questa volta dobbiamo prendere costa retro, quindi facciamo sempre: la prima è una maglia bassa normale, poi prendiamo il filo, l'altra asolina, e facciamo l'altra maglia bassa, e abbiamo simulato la prima maglia alta. Ora andiamo, come abbiamo detto, in costa retro. Se prima abbiamo fatto in costa avanti, che è questa, ora facciamo costa retro, che è questa. Così, scusate, è stato il cellulare che mi ha mandato una notifica, vedete? Costa retro, costa retro, e andiamo avanti così, facendo un giro in costa avanti e un giro in costa retro, perché poi alla fine deve arrivare, che come vedete l'al dritto è questo, che fanno queste righe, vedete? Quindi deve essere un giro in costa avanti e un giro in costa retro, e facciamo così per 10 giri e ci vediamo alla fine dei 10 giri. E questa è l'ultima, che prendo tutte e due le costine come l'inizio, quindi prendo e faccio la mia maglia alta. Ora dobbiamo fare il pezzo, questo dal di qui, questo poi sarà il fondo della nostra borsa, quindi quanto facciamo largo questo è la larghezza del nostro fondo. Io l'ho fatta di 10 centimetri, se non mi sbaglio. Adesso misuriamo subito: 13,5, e l'ho fatto alto, come ho detto, 6 centimetri, quindi questo è la larghezza che poi andrà messo così, e questa sarà la larghezza del nostro fondo. Quindi ritorniamo nel pezzo che dobbiamo fare. Noi ci dobbiamo trovare
con il davanti del nostro lavoro e andremo a fare 52 maglie alte. Giriamo, facciamo la prima maglia come abbiamo sempre fatto, quindi io prendo e faccio un punto basso, prendo ancora questa costa e faccio un altro punto basso e abbiamo simulato il primo punto alto. Ora contiamo 52 maglie alte, quindi una, e lo dobbiamo fare, se siamo sul davanti dobbiamo andare in costa retro. 1, 2, 3, 4, 5, scusate, 5 e così via fino ad arrivare a 52. Ok, fatta le 52 maglie, vedete 52, io prima di continuare cosa faccio? Mi conto 22 maglie, vi ricordate che qui deve essere 22, quindi contiamo partendo da quella non lavorata, quindi facciamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. 22, mettiamo un marca punti nella 23esima, perché qui dobbiamo agganciarci dopo da questa parte per continuare questa, l'altra parte, ok? Quindi, vedete, se noi mettiamo sopra dove c'è il marca punti e dove abbiamo iniziato, combacia perfettamente. Devono essere tutte e due uguali i pezzi, logicamente. Quindi, continuiamo il nostro lavoro. Abbiamo detto, abbiamo fatto 52 punti, adesso torniamo indietro, come abbiamo fatto prima, e facciamo sempre la nostra maglia, le 52 maglie a costa dietro, avanti, scusate. Quindi facciamo prima il nostro punto basso, prendiamo e facciamo, scusate, questa è venuta troppo larga, cerchiamo di tenere un po' contenuto il lavoro, logicamente. E la nostra asola deve essere un po' tirata, quindi entriamo, facciamo il primo punto basso, entriamo nella seconda e facciamo l'altro punto basso, quindi abbiamo simulato il primo punto alto. Ora, come avevo detto, dobbiamo andare in costa avanti, quindi punto e inizio a fare le mie 52 maglie alte in costa avanti e vado così fino alla fine e poi tornerò indietro. Dovrò fare in totale 5 giri in questo modo e ci vediamo alla fine. Okay. Abbiamo finito questa parte, se vi ricordate le 52 maglie abbiamo iniziato dall'inizio e ci siamo fermati a 52, poi dalla 52esima a questa marca punti abbiamo fatto 22 maglie. Qui ho fatto i 5 giri e come vedete io ho già dato il perimetro qui, solo da questa parte qui, perché qua comunque abbiamo già le catenelle. Ora dobbiamo iniziare da questa parte qua, mi raccomando non dall'inizio come abbiamo fatto qua, perché altrimenti il lavoro viene diverso, perché se vi ricordate abbiamo fatto un giro di maglia alta in costa avanti e un giro di maglia alta in costa dietro, quindi se iniziamo dal di qua viene da questa parte prima un giro diverso da questo. Quindi iniziamo dal di qui, dove abbiamo messo il nostro marca punti, e andiamo a fare, io l'ho messa alla 23esima,
Allora, andiamo a prendere. Possiamo fare anche, visto che dobbiamo iniziare in costa retro, sì, in costa retro, io faccio, vado a prendere e faccio una catenella. Faccio una catenella, poi, visto che dobbiamo fare un punto, dobbiamo simulare un punto alto, cosa faccio? Rivado dentro alla stessa catenella. Scusate, mi è venuto largo, anzi, per non farlo largo, il primo facciamo così. Prendiamo il filato, così. Prendiamo tutti e due, così ci viene bello compatto. Facciamo la catenella, una catenella, poi ritorniamo dentro al punto e facciamo una maglia bassa e poi un'altra. Vedete qui come abbiamo fatto prima e simuliamo la maglia alta. Allora, qui abbiamo fatto in tutte e due le catenelle, perché così viene più compatto, altrimenti verrebbe un buco. Ma non ha importanza, perché tanto quando abbiamo cucito non si vede. Ora andiamo in costa retro, qua, perché siamo sul davanti, vedete? Quindi giro, prendo e intanto mi inglobo anche il filo che è dell'inizio, quindi prendiamo e facciamo un punto alto, prendo, costa dietro e facciamo così per i 52 punti, contateli, perché se non vi rimangono 52 punti vuol dire 52 maglie, vuol dire che avete sbagliato qualcosa, però in questo caso vi dico che si vede poco e niente, però cerchiamo di fare il lavoro come si deve. Quindi ora farò 5 giri di maglia alta, uno in costa dietro, uno in costa avanti, come questa di qua. Poi ci vediamo alla fine che assembliamo il tutto. Ok, io mi sono finita il mio pannello, questo l'ho già cucito per farvi vedere come andremo a cucirlo con il punto a macchina, diciamo. E si va prima, facciamo prima tutta una fila, poi ritorniamo indietro coprendo quello che non c'è più rimasto, poi vi faccio vedere. Poi vi ricordo che qui dobbiamo fare il perimetrale solo in questo pezzo qui, ma mi raccomando, dovete farlo sempre dalla parte dritta, perché alla rovescia verrebbe così, è brutto. Quindi qui da questa parte, la prima parte, vi potete girare e fare il punto perimetrale, mentre da quest'altra parte dobbiamo iniziare dal fondo, andare verso l'alto. Ora vi faccio vedere come attacchiamo. Mi raccomando, dobbiamo attaccare subito nella prima, vedete, guardate come ho attaccato io, perché lasciamo questo spazio qui, perché poi alla fine, quando avremo tutto cucito, andremo a fare il giro perimetrale, quindi verrà a pari. Quindi come mettiamo la nostra io adesso vi faccio vedere in due volte, perché ho la videocamera che non ci sta tutto la borsa. Allora, mi raccomando, il davanti dovete vederlo voi. Poi io mi sono riferita a questa linea qua per cucirla dritta, in pratica così. Quindi andiamo a puntare qui per tenere fermo, vedete come mi metto io qui, e andiamo a tenere fermo il tutto. Lo giro perché mi trovo meglio da quest'altra parte, quindi andiamo a puntare qui e poi andiamo a puntare di qua. Mi raccomando, steso bene, e andiamo a puntare qua.
metto un'altra graffetta. Scusate, metto un'altra graffetta, vedete qui. Adesso, avendo la videocamera davanti, faccio molta fatica. Ok, ora andiamo a cucire con questo ago qua, vedete? Quindi mi prendo un filo, taglio e andiamo a infilare. E io inizio sempre, scusate, da questa parte di qua perché mi trovo meglio. Quindi metto, come ho detto, a pari alla mia, diciamo, alle catenelle che abbiamo fatto in costa. Questa è la costa avanti, nella prima in pratica, e mi faccio riferimento, metto la mia maglia, prendo subito qui e lascio un po' di filo lungo perché poi andrò a fare il nodo in questo modo. Adesso io ho preso un filo corto, però potete prenderlo anche più lungo, ma non ha importanza, che tanto dopo è dietro quando anche faccio l'aggiunta. Allora, ora andiamo nel secondo così e facciamo, poi io prendo la sempre la mia molletta e cerco di tenermi fermo, vedete il filo, e continuo. Quindi sono sotto, vengo sopra così, poi così, vedete? E così fino alla fine. Ok, siamo arrivati alla fine, adesso vi dico come fare. Voltate il lavoro da questa parte qua che vi trovate meglio e andiamo a infilarci in questo buco qua, vedete, in questo qui, e torniamo indietro così. Poi andiamo, vedete, qui non c'è il nostro filato, quindi andiamo a infilarci così e così via. Poi qui, vedete, qui e così fino alla fine, in modo da fare una bella cucitura come questa. Mi raccomando, sempre tenete il filato un po' più basso perché andremo poi a fare, come ho detto, il perimetrale, e continuo così fino alla fine. Ora abbiamo finito, ci andiamo a fermare il filo. Come facciamo? Andiamo qua, vedete, poi ritorniamo dentro alla prima. È difficile lavorare con la videocamera davanti, eh? Allora ritorniamo indietro nella prima dove abbiamo fatto, vedete qua, e facciamo un altro punto qua, questo per fermare il filo, che poi andremo a metterlo dietro e andremo a legarlo in questo modo. Giriamo, leghiamo per fermare il tutto così, facciamo un nodo. Una volta fatto il nodo, tagliamo il filo vicino, così e così,
poi con l'accendino andiamo a fermarlo, proprio attaccarlo, vedete? E abbiamo nascosto il filo. Ora, come vedete, la borsa è quasi, cioè è, diciamo, quasi assemblata. Guardiamo se corrisponde, vedete, qui alla metà uguale, devono essere uguali qua e uguali di qua, ok? Vedete? Bene, ora, prima di cucirla, io vi consiglio di tagliare la fodera uguale a questa, questo, quando è ancora giù, così mettete questo sopra la fodera e lasciate un centimetro su ogni parte, che poi andremo a cucirla in un secondo tempo. Io non vi faccio vedere a mettere la fodera, perché dai, penso che siate capaci, però quando siamo qui, da questa parte qui, vedete che qui non possiamo cucirla, e l'attaccheremo con un po' di colla per la stoffa. Quindi io adesso taglierò la fodera e poi dopo vi faccio vedere come si cuciono tutte le parti, ok? Ora andiamo a assemblare la borsa. Io, per accelerare un po' i tempi, lì ho già cucito una parte. Come vedete, questo è il centrale, ma non si vede niente. Faccio vedere. Questo qui è dove abbiamo cucito, e qua abbiamo cucito il fondo, e questa sarà la la larghezza della nostra borsa, cioè del fondo della borsa. Come vedete, vedete che è tutto bene pulito. Vi ricordate, abbiamo fatto il perimetrale nelle due parti, e questo proprio per dare questo effetto così. C'è il mio gatto che gioca con i fili. Ok, ora andremo a cucire quest'altra parte e vi faccio vedere come fare. Quindi, vedete, questo è aperto. Io uso questo ago qua, l'ho infilato, e andiamo a prendere le prime due insieme, e questo anche insieme, e questo per bloccare la prima maglia. Questi fili li portiamo, li lasciamo dietro, che poi dopo li andremo a togliere in un secondo momento. Rifaccio per bloccare il filo, ma questo è solo nella prima, ok? Perché ora andremo a cucire prendendo le due maglie, vedete, centrali. Questa è tutta, vedete, tutta la catenella o la maglia. Invece noi andremo a prendere queste e andiamo a fare questo gioco qua. Da qui vedete sempre le due centrali e andiamo, continuiamo in questo modo. Andiamo sotto, quindi prendiamo ogni maglia, facciamo una cuciamo prendendo le maglie centrali. Io ora continuo così fino alla fine, poi vi faccio vedere come attaccare il fondo. Ok, io ho cucito tutto. Ora mi trovo in questo punto qua, quindi cosa faccio? Prendo la mia, vedete, la mia parte da cucire e la metto in questo modo. Come vi ho detto, vedete, questo è il bordo che abbiamo fatto in modo da farla venire tutta bella pulita, ok? Qui. Allora, io, avendo questo filo lungo attaccato, cosa faccio? Chiudo qua. Scusate, sono io che prendo nella videocamera
perché avendola davanti sono un po' impedita. Allora, cosa faccio? Questo qui, chiudo questo filo, quindi lo fermo. Quello con cui ho cucito la parte. Ok, lo blocco. In questo modo. Taglio il filo. Non voglio tagliare il filo che andrò a cucire dopo. Ecco, ok. Taglio il filo. Stai via. In questo modo. E faccio un piccolo nodino. Così. In modo proprio da bloccare. Vedete, io ora ho il filo che avevo lasciato lungo da questa parte qui. Quindi prendo questo filo, infilo il mio ago, okay, e vado a prendere, vedete, sempre le due costine, come abbiamo fatto nel pezzo qui, blocco e andrò a prendere questa e questa, vedete, questa e questa, e faccio così fino alla fine. Ok, la parte abbiamo cucito, vedete, ora vado a fare il perimetro qua sopra. Qui faccio un nodino, scusate, in alto per bloccare. Ok, poi dopo io i fili comunque li brucio con l'accendino e quello che rimane lo attacco. Ora mi prendo il mio uncinetto e inizio a fare il perimetrale in alto e lo farò come sempre a punto basso. Quindi prendo, mi inserisco e faccio, tengo il filo in modo da bloccare. Io vi ricordo che va sempre fatto al davanti. Ah, e vi ricordo anche che io ho già tagliato la mia fodera. Quindi andiamo a fare il perimetro di punto basso. Vedete, prendendo ogni buco che vedete in questo modo. Vedete? E continuo così fino alla fine, fino a arrivare a questa parte di qua. Ed ecco la borsa cucita. Non so, vedete? Tutta cucita. Ora, siccome a me non piace così larga, andrò a fare delle pieghe in modo da farla venire in questo modo e mi sembra molto carina. Ora vi farò vedere come faccio da una parte e poi dopo l'altra la dovete fare uguale. Ok, prima di farvi vedere come rincrespare, diciamo, fare le pieghe, l'ho voluto provare a fare da sola dall'altra parte e mi è venuto questo, vedete. Mi piace molto perché poi alla fine ho fatto, ho rifinito con un punto basso e alla fine sono tornata indietro con un punto gambero e mi è piaciuto molto l'effetto e devo dire che viene una cosa pulita sia dietro che davanti. Comunque dietro poi andrà la fodera, quindi si vedrà niente.
ma mi piace, quindi vi faccio vedere come ho fatto. Allora, principalmente dobbiamo mettere un marcapunti e segnarci il mezzo della nostra cucitura che abbiamo fatto prima. Se vi ricordate, quando siamo andati a fare il puntino, e il mio mezzo, altrimenti se proprio non sapete come, mettete pari queste due parti qui, se non lo vedete, e fate il mezzo. Questo ci serve per avere un riferimento di come fare le pieghe, per farle uguali logicamente. Poi io le ho cucite con l'ago prima di tutto, quindi come faccio? Prendo questa parte, la piego in questa maniera e vado a fare la prima, vedete? La prima piegatura, che è questa, vedete? Vediamo se è uguale, perfetto. E come facciamo allora? Una volta che abbiamo fatto, tiriamo su bene, perché dobbiamo prendere sia questo che questo che questo, scusate, ero fuori campo, sia questo che questo che questo. Quindi facciamo così. Ora con il filo vado a inserirmi in questa, poi prendo questa e le prendo tutte e due, vedete qua, qua, e vado a inserirmi anche nelle due e tiro il filo, lascio un po' lungo perché poi devo andare a bloccarlo, ritorno indietro così per bloccarlo, ma prendendo sempre tutti e tre, mi raccomando, tutte e tre le parti, così e così. Dovete fare attenzione solo in questo pezzo qui, poi dopo viene facile, e tiriamo. Ora dobbiamo prendere questo, vedete, questi due qua, poi questi due qua e questi due qua, e chiudiamo, stringiamo, rifacciamo. Mi raccomando, sempre da sotto, perché poi qui sopra dobbiamo fare il punto basso, eh? Quindi tiriamo. Nell'ultimo dobbiamo fissarlo, quindi ripasso e vado fuori, vedete, in questa fuori, e la blocco in questo modo. Una volta bloccato, ripasso per portarla dentro e qui farò un punto asola in questo modo, così, e taglio il filo che poi andrò a mettere dentro e a bruciare, ok? Ora rimettiamo questa perché mi è uscita, quindi la mia cucitura era qui. E dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi dobbiamo fare uguale alla parte di qua. In pratica vi trovate la piegatura. Ora facciamo il perimetro di questo, quindi prendiamo il nostro filo, ci andiamo a inserire come al solito e portiamo fuori e faccio una catenella. Una catenella. Ora tengo il filo, questo corto e anche questo, lo tengo dietro e vado a farmi le mie maglie basse. Quindi prendo e faccio una maglia bassa. Stringo un po'. Ok. Poi vado nella seconda, prendo e faccio una maglia bassa.
in questo modo e vado fino così fino alla fine e poi vi faccio vedere tornare indietro. Vedete che viene pulito anche dietro. Bene, vado fino all'altra parte, poi vi faccio vedere come faccio il punto gambero. Ho finito, ora facciamo il punto gambero. Vedete com'è venuta di qua e pulita di qua. Ora facciamo il punto gambero, quindi indietro, nel quello indietro, prendiamo il filo e facciamo una maglia, andiamo quella vicino, nella catenella vicino, andiamo indietro, prendiamo sul filo. Scusate, il problema è sempre avere la videocamera davanti, eh? Poi questo dietro prendiamo e andiamo, poi questa, vedete, infiliamo da davanti, andiamo dietro, prendiamo il filo e carichiamo, e sempre così fino ad arrivare a quella alla fine di questa riga, di questo pannello. Ok, quindi facciamo così e così. Io ora finisco e poi andrò a foderare e infine andrò a mettere i manici, e siamo quasi arrivati alla fine. Ci vediamo dopo. Ecco qua la nostra borsa finita. Come vedete è molto carina, almeno a me piace molto. Ho messo i manici, come ho detto, e non vi sto a spiegare come farli mettere perché è molto facile. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, e metterò, come ho detto, tutti i materiali nell'info box qui sotto. Andate a vedere il sito di Roberto, che è www.modomerceria.it, ha tantissime belle cose. E niente, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!